importantissimi di programmazione urbanistica che sono sia il piano strategico. Assessore, sullo sport ci sono state molte battute e controbattute in questi giorni, il Partito Democratico ha espresso un pensiero, ma lo stato dell'arte qual è? Abbiamo fatto un'analisi dopo 3 anni anche di amministrazione su questo settore importantissimo della città. Naturalmente ci sono 2 temi, uno è il tema della spesa di tutti i giorni, quella corrente che sicuramente va ripensata perché attualmente le società sportive sono in sofferenza e ne ragioneremo anche in consiglio comunale, sia per questo bilancio sia per il prossimo bilancio. Poi c'è tutto un tema di impiantistica sulla quale stiamo ragionando in modo partecipato. Le strutture di Fano sono strutture che hanno 30 anni, hanno necessità di manutenzione straordinaria. Quindi come amministrazione rivendichiamo anche un buon lavoro fatto al palazzetto dello sport, si pensi alla palestra Venturina, alla palestra di Cucurano, abbiamo fatto tanti interventi che aspettavano da veramente molto tempo e di questo siamo contenti anche per le cifre che possiamo mettere sul piatto che sono già più di 1 milione di euro. Ecco, più che però sull'operato, sul fatto o sull'assessorato in divenire era il concetto che molte società sportive non hanno gli spazi adeguati per effettuare la loro attività alla luce di quelli che sono già le strutture già saturate abbastanza in spazi e in orari. Questo era un po' il motivo della discussione. Sì, questo è un dibattito che c'è da anni, le strutture sportive a Fano sono tante, sono realtà di quartiere che rispondono anche a un'esigenza di quartiere. Mancano sicuramente delle strutture a livello cittadino di grandi impianti. Se consideriamo che come amministrazione abbiamo quasi portato a casa l'operazione piscina, stiamo ragionando anche su altri tipi di strutture, siamo in fase di piano strategico e di PRG, quindi stiamo mettendo nero su bianco tutte quelle esigenze che abbiamo riscontrato in questi 3 anni, ma il lavoro è un lavoro che è carente da almeno 20 anni, quindi ci ritroviamo anche in questa situazione. Sotto, per cui parliamo di volontariato.